Ciao a tutti amici di AndroidBlog.it, oggi vediamo insieme la recensione completa del nuovo Motorola Moto X 2014. Abbiamo acquistato la versione con design in bambù per ovviamente le caratteristiche relative al design stesso e anche in quanto a prestazioni questo dispositivo di Motorola sembra essere veramente molto interessante. Andiamo oggi a scoprire insieme nella nostra recensione se effettivamente vale ogni singolo centesimo del suo prezzo di vendita. Ed eccola qui la confezione di vendita del Motorola Moto X 2014 che abbiamo acquistato per voi nella nostra recensione. Abbiamo ovviamente acquistato la versione con design in bambù perché ovviamente si distingue decisamente dalla classica versione nera che siamo abituati a vedere in giro. Ovviamente questo qui in sovraimpressione è il terminale. Vediamo un po' la confezione cosa contiene. Ovviamente abbiamo qui i classici manualetti di istruzioni ed in più è presente anche un fogliettino che ci ricorda come il bambù che è stato utilizzato a bordo di questo dispositivo sia stato ricavato da fonti sostenibili. Al di là delle, diciamo, delle peculiarità relative al manualetto delle istruzioni, abbiamo in dotazione un cavo USB, micro USB di media fattura, il caricatore USB che si presenta con un doppio ingresso per ricaricare due dispositivi contemporaneamente e con un amperaggio anche abbastanza alto che ci permette di ricaricare la batteria da 2300 mAh del Moto X 2014 all'incirca intorno ai 90 minuti di ricarica. Abbiamo poi infine nella dotazione la solita spilletta per far uscire la nano SIM collocata nella parte superiore e ovviamente mancano nella dotazione le cuffie auricolari presenti solamente nelle confezioni francesi che per legge ovviamente devono integrare all'interno delle confezioni di vendita le cuffie auricolari. Andiamo subito a vedere il dispositivo stesso che vi ricordo si presenta con un display da 5,2 pollici Full HD 1920x1080 pixel con tecnologia AMOLED, delle dimensioni pari a 140,8x72,4x10 mm di spessore, il tutto in un peso di 144 grammi, direi ben distribuito soprattutto per la comodità e l'ergonomia e il grip veramente favoloso che si ha con questo Moto X 2014 durante l'utilizzo. Per quanto riguarda invece le prestazioni, abbiamo uno Snapdragon 801 quad core da 2,5 GHz, 2 GB di RAM, 16 o 32 GB di memoria interna non espandibili tramite micro SD. Ovviamente i vari alloggiamenti sono ridotti al singolo per la nano SIM qui nella parte superiore, e mentre il resto del design è veramente molto pulito e semplice. Per quanto riguarda invece il lato multimediale, abbiamo fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED collocato in questa seconda cornice intorno alla fotocamera, qui sotto il logo Motorola che ovviamente a mio parere poteva essere sfruttato decisamente meglio, magari anche con una sorta di sensore biometrico per lo sblocco tramite l'utilizzo del dito indice, tramite in questo modo si poteva sbloccare il telefono, ma ovviamente magari potrebbero essere spunti per una prossima versione del dispositivo. Frontale invece abbiamo la fotocamera da 2 megapixel e ovviamente i vari sensori che Motorola ha integrato all'interno del suo dispositivo per attivare un gran numero di funzioni, come ad esempio quella che ci permette, vedete, di attivare le notifiche a schermo e ci mostra sostanzialmente l'orario se non ci sono altre notifiche in arrivo sul display del dispositivo. Batteria invece da 2300 mAh, inutile dire che è dotato di WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS e anche compatibilità con le reti LTE. La versione software è una versione stock di Android che da poco ha ricevuto l'aggiornamento ad Android Lollipop 5.0, vedete con la classica interfaccia che siamo abituati ormai a conoscere già di Lollipop, con un gran numero di funzioni aggiuntive da parte di Motorola. Procediamo intanto per ordine, andiamo subito a vedere il display di questo Moto X 2014, come si comporta, partendo subito dai neri, aumentiamo un po' la luminosità. Anche la rotazione, vedete dei neri molto profondi, come diciamo è classico dei pannelli di tipo AMOLED che siamo stati abituati a vedere sempre.
bianchi un po' sinceramente tendenti al grigio, e vi assicuro che avvicinando l'occhio allo schermo si vede una qualità probabilmente non tra le migliori, ma è il lato tra virgolette negativo del pannello Super AMOLED, che è più diciamo, è leggermente migliore nelle situazioni in cui vengono mostrati colori più caldi, o come ad esempio anche il caso del nero. Vedete anche qui le matite colorate, come vengono riprodotte in modo veramente eccellente, la palette dei colori allo stesso modo, e le cabine colorate, vedete, ci mostrano dei colori abbastanza saturi, che devo dire sono veramente buoni durante l'utilizzo quotidiano. La luminosità è anch'essa molto buona, ma sotto la luce del sole, sotto un sole molto forte, non si riesce ad avere una resa ottimale, anche se comunque il risultato è abbastanza accettabile. Andiamo invece adesso a vedere un sample in Full HD per vedere la qualità delle immagini, ma soprattutto la fluidità del sistema. Vedete, il video viene riprodotto senza problemi dal player dello smartphone, e avete potuto ascoltare l'audio dalla capsula altoparlante posta qui in basso. L'altoparlante, che teoricamente potrebbe sembrare doppio agli occhi di molti, in realtà singolo, perché l'altoparlante collocato nella parte superiore funge e si attiva solamente durante le chiamate, mentre quello collocato nella parte inferiore funge da altoparlante di sistema e anche quando si utilizza il viva voce durante le chiamate. Andiamo invece ad ascoltare velocemente un sample audio, il classico sample audio, per dimostrarvi ancora una volta come questo Moto X 2014 possegga un altoparlante veramente eccezionale. Aspettiamo un attimo che si carichi Google Play Music, che il primo avvio richiede qualche minuto in più. Apriamo il nostro sample. Vedete, la qualità è veramente, veramente eccezionale, con un volume abbastanza alto e delle frequenze che tendono più verso i bassi che verso gli alti, tant'è che il suono, come avete potuto ascoltare, è un po' più cupo, più chiuso, e quindi ci dimostra come siano riprodotte migliormente, in modo migliore, scusate, l'erroraccio grammaticale, in modo migliore le frequenze più basse, insomma. Andiamo invece a provare invece il lato web con Google Chrome, che è il browser predefinito installato a bordo di Motorola Moto X 2014, che, dicevamo, si presenta con un Android Stock con tutta quanta la suite di Google installata al suo interno. Andiamo su androidblog.it per vedere un po' la velocità di caricamento all'interno della pagina stessa. Adesso noi abbiamo attivato sul nostro sito web, che è ovviamente androidblog.it, la nuova modalità responsive, che comunque si adatta in modo migliore allo schermo dei dispositivi su cui è riprodotto. Ragion per cui andiamo subito a vedere anche repubblica.it e attiviamo la visualizzazione desktop per provare un po' di caricamenti pan, zoom e chi più ne ha più ne metta. Vediamo un po' la velocità di caricamento, come su questo Moto X 2014. Caricamento non ancora completato, ma i contenuti sono perfettamente visualizzabili senza alcun tipo di problema a bordo di Moto X 2014. Proviamo anche un doppio tap per lo zoom, pinch in, pinch out senza problemi, e proviamo anche ad aprire un articolo per dare un'ennesima prova. Vedete, molto molto veloce e fluido all'interno del sistema. Dal momento che non riusciamo a provare con Discus l'inserimento di testi, vi faccio subito vedere diciamo, un esempio di digitazione della tastiera, all'interno della tastiera, la classica Google presente su Lollipop, e devo dire
che la tastiera di Motorola Moto X 2014 è probabilmente quella che mi ha più stupito durante questi mesi di test. Feedback della vibrazione calibrato in modo veramente eccezionale, precisione assoluta, e questo display da 5,2 pollici ci permette di avere un utilizzo ad una mano veramente comodissimo. E non c'è assolutamente nulla da dire proprio relativamente alla tastiera, che non mi ha dato alcunissima difficoltà veramente durante questa settimana di test intenso con Moto X 2014. Andiamo invece adesso a disconnettere le nostre reti dati. Intanto vi dicevo la parte relativa alla connettività wifi, la parte relativa alla ricezione telefonica è un altro aspetto molto, molto buono di questo Moto X 2014. Durante i giorni di test, infatti, con rete 3G siamo riusciti ad avere una navigazione non sempre velocissima, anche se comunque era dovuto probabilmente al nostro operatore, anche perché in quanto a ricezione siamo sempre con piena copertura ovunque siamo andati a provare questo dispositivo, mentre per quanto riguarda il wifi abbiamo una connessione piuttosto rapida anche ai modem, ai router dove non siamo molto, molto vicini, come ad esempio il caso della postazione in cui ci troviamo sempre a registrare. Una stabilità del segnale anche abbastanza buona, anche se a volte, nonostante siamo connessi, c'è qualche piccolo problemino nella navigazione con Chrome, nella ricezione di messaggi su WhatsApp, e probabilmente è dovuto all'aggiornamento software, anche perché non ci sono altre spiegazioni. Dicevamo, andiamo a provare invece Asphalt 8 per mettere sotto stress lo Snapdragon 801 di questo Moto X 2014. Vediamo un po' come se la cava anche con animazioni e applicazioni un po' più pesantucce. Vediamo la fase di caricamento, i video iniziali, come se effettivamente sono fluidi come tutta quanta l'interfaccia di sistema, anche perché Motorola, vi ricordo, è uno dei produttori che ottimizza in modo migliore il software dei suoi dispositivi. Vedete la bontà del display con questi colori molto ma molto saturi. Le animazioni, come avete potuto vedere, sono eccezionali. Grafica settata a dettagli massimi, ovviamente. Scusate, vedete, queste animazioni sono veramente al top, merito sicuramente anche dell'ottimizzazione di Motorola, oltre che all'hardware molto generoso presente in dotazione. Scusate, ma un po' di influenza. Ritorniamo al menu principale e andiamo a provare la parte telefonica. La parte telefonica, vi abbiamo già detto come si comporta sostanzialmente con la ricezione, mentre andiamo subito a provare la chiamata al 155 per vedere un po' la qualità dell'audio. Vedete, qualità abbastanza buona, altoparlante che riproduce anche in modo anche abbastanza elevato il volume della chiamata, quindi direi che siamo comunque a dei buoni livelli. Lato multimediale invece, che andiamo ad approfondire con la parte fotocamera che si presenta, come dicevamo, con una sostanzialmente con una fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED, mentre la parte frontale da 2 megapixel. L'interfaccia della fotocamera Motorola, un po' come abbiamo visto anche negli altri modelli precedentemente recensiti, è un po' scarna, sinceramente. Infatti non ci sono grandissime possibilità di personalizzazione, sono veramente poche le i miglioramenti che si possono apportare alle fotografie che andiamo a scattare. Al di là della possibilità di attivare o meno l'HDR, non vi sono veramente grandissime opzioni. Vedete, abbiamo qui flash attivo in modo automatico, disattivato attivo, la possibilità di decidere se mettere a fuoco manualmente o in modo automatico e controllare l'esposizione della luce, la possibilità di passare alla registrazione video, la registrazione del panorama. Infatti, come tutte quante le fotocamere, integra anche il Moto X 2014 la fotocamera panoramica, l'autoscatto, la geolocalizzazione delle foto, la dimensione delle foto, che è variabile solamente da 9,7 megapixel a 13 megapixel, quindi nessun'altra risoluzione a disposizione.
L'audio dell'otturatore e lo scatto tramite il movimento della mano. Vedete veramente pochissime impostazioni per la fotocamera da 13 megapixel di Motorola Moto X 2014. Andiamo subito a provare uno scatto. Vedete, adesso è disattivata. Aspettate, adesso un attimo attivo la modalità panorama. Andiamo a disattivarla. Ok. Vedete, una messa a fuoco non grandiosa e non soprattutto molto, molto veloce, vi dà la possibilità di, vedete, scatta ma non mette a fuoco in modo velocissimo. Vedete, ok, adesso ci ha messo a fuoco e mentre se teniamo premuto sullo schermo andrà a scattare, vedete, più fotografie in sequenza che poi possiamo andare a scegliere fra tutte quante quelle che ha le fotografie che ha scattato e andare ad analizzare quale effettivamente sia la migliore e poi andare ovviamente andare a cancellare tutte quante le altre. Registrazione invece video che avviene dal Full HD al 4K, qualità abbastanza accettabile, potete vedere qualche esempio sul nostro canale YouTube oppure sulla recensione completa che trovate su androidblog.it. Mentre per quanto riguarda fotocamera frontale abbiamo 2 megapixel diciamo a disposizione dell'utente, con una qualità tutto sommato accettabile, anche se vedendo le fotografie poi sul computer vi renderete conto di come presentino molto rumore all'interno dello scatto stesso. Ritorniamo al menu principale, andiamo a parlare di software. Software che è veramente, scusate, veramente molto, molto buono, molto ottimizzato da parte di Motorola. Abbiamo la versione 5.0 di Lollipop, arrivata da qualche settimana a bordo di questo Moto X 2014 in via del tutto ufficiale, ma soprattutto abbiamo da parte di Motorola un gran numero di integrazioni a livello software per rendere veramente molto più smart questo dispositivo. Uno tra tutti è sicuramente la possibilità di utilizzare i comandi vocali di Motorola Moto X che possiamo andare ad attivare con un comando vocale personalizzato. Nel nostro caso abbiamo registrato diciamo, l'attivazione del comando vocale con il comando OK Moto X. Vedete, subito ci riconosce e quindi andrà ad eseguire tutte quante le operazioni che noi andremo a richiedere. Ad esempio, OK Moto X. OK Moto X. Ci sono novità? Ciao Nico, sono le 14:33 minuti del pomeriggio, niente di nuovo per ora. Mentre in caso ovviamente ci fossero state delle notifiche da leggere, il nostro diciamo, assistente vocale avrebbe letto tutte quante le notifiche per noi, ci avrebbe chiesto cosa ne volevamo fare, se volevamo rispondere ad una mail, rispondere ad un normale SMS, oppure possiamo semplicemente dare dei comandi al nostro assistente vocale, come ad esempio OK Moto X, meteo a lavello. A Lavello ci sono 13 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Poi ovviamente anche gran parte dei servizi che sono presenti all'interno dell'assistente vocale di Motorola si appoggiano sostanzialmente a Google Now per tutte quante le ricerche, anche perché se disattivate la ricerca Google e di conseguenza Google Now, molte delle funzioni a disposizione di Moto X e del suo assistente vocale non funzioneranno. Ovviamente tutte quante le altre opzioni disponibili diciamo nell'assistente vocale di Moto X sono presenti qui con qualche esempio. Vedete che tempo fa a Roma, apri calendario, pubblica su Facebook, fammi un selfie, che veramente adesso mi stava per sfuggire. Vedete, una cosa veramente interessante quando siamo magari in gruppo e non possiamo premere con magari una di quelle nuove assicine che troviamo sul mercato il pulsante di scatto. Vedete, OK Moto X, fammi un selfie. Vedete, partirà il conteggio e ci andrà a scattare un selfie del tutto anche senza diciamo tenere le mani sullo schermo e senza andare a pigiare alcun pulsante. Ovviamente le funzioni di Motorola e di tutti quanti gli assistenti non finiscono qui. Vedete, c'è il Moto Assist che si attiva quando andiamo magari di sera a dormire. Infatti, impostando un orario di riposo che ho impostato sostanzialmente mezzanotte e 30, 7:30 di mattina, non farà arrivare più nessuna notifica
notifica, quindi si tratta di una sorta di modalità aereo, ma ovviamente lascia tutte quante le reti attive, ma non notifica veramente nulla. Poi ci può aiutare al volante a non distrarci, leggere le notifiche mentre stiamo guidando senza prendere il cellulare tra le mani e quant'altro. Risponde ai movimenti in quanto si possono tramite delle gesture svolgere de delle determinate azioni, come ad esempio quando abbiamo lo schermo spento, passando una mano sulla parte superiore tramite i sensori si attiverà e ci dirà se ci sono delle notifiche o se, come in questo caso, non ce ne sono, ci mostrerà semplicemente l'orario e il lucchetto per sbloccare il dispositivo. Ovviamente un dispositivo che, come dicevamo anche nella nostra recensione scritta su androidblog.it, è un dispositivo veramente molto smart. Forse il più smart che è considerabile tale fra tutti quanti i dispositivi in circolazione. Un lato negativo purtroppo di questo Moto X 2014 è senza dubbio legato alla batteria da soli 2300 mAh a disposizione di questo del nuovo top di gamma di casa Motorola. Ovviamente 2300 mAh non sono pochi, ma ovviamente non sono nemmeno moltissimi per questo dispositivo che tra tutte quante le funzioni e tutti quanti questi sensori manda un po', diciamocelo tutta, manda un po' sotto la batteria che di conseguenza spesso non riesce ad accompagnarci da inizio a fine giornata. Il discorso cambia ovviamente se si utilizza lo smartphone sempre con rete wifi collegata e senza switch di segnale fra 2G e 3G, navigazione pesante in rete 3G. Si riesce comunque ad utilizzare il dispositivo per tutta la giornata e fare anche circa 5 ore e mezza, 6 di schermo attivo, il che è veramente un risultato eccellente. Quindi batteria altalenante per un dispositivo che tutto sommato promette bene in davvero ogni situazione. Prezzi di vendita che oscillano molto dai circa 450-500 su Amazon, poi ovviamente in base alle versioni che andiamo ad acquistare. Abbiamo la versione nera che è leggermente meno costosa, mentre questa versione bianca e bambù nella parte posteriore è un po' più ricercata e anche un po' più costosa sul mercato. In ogni caso, se avete qualche altra domanda su questo Moto X 2014, non esitate a scriverci. E per adesso è tutto, Nicola De Cillis.